100 giorni agli esami di maturità, sono migliaia le ragazze e ragazzi delle classi quinte delle scuole superiori provenienti da tutto Abruzzo e non solo che hanno riempito il piazzale di San Gabriele qui ad Isola del Gran Sasso. Una giornata molto importante che si doveva celebrare l'11 di marzo, ma poi visto la concomitanza con le elezioni regionali è stato deciso di posticiparla oggi, venerdì 15 marzo. Andiamo ad ascoltare le voci, ovviamente, dei tanti ragazzi che hanno raggiunto il santuario. 100 giorni agli esami di maturità, qui per chiedere cosa a San Gabriele? Sicuramente per benedire le penne, tradizione ormai, e chiediamo il miglior voto possibile per l'esame. Noi siamo uno scientifico, abbiamo matematica esterna, quindi speriamo per il meglio, sicuramente. Da dove venite? Noi siamo di Città Sant'Angelo. Ovviamente non possono mancare le magliette, le caratteristiche magliette. Ragazzi, da dove venite e cosa avete deciso di scrivere sulla maglia? Allora, noi veniamo dal Geometri di Teramo, dall'Istituto Carlo Forti. Abbiamo scelto la frase: se l'esame vuoi passare, tu ste granite lo ti fai, capite, Sala? Che vuol dire? Che se l'esame vuoi passare ci devi andare sicuro e senza preoccupazioni. Quindi bisogna studiare, non basta San Gabriele. Tutte e due ci vogliono. Signore, benedici questi studenti e queste penne. La tua grazia fisca in questi tuoi figli, li trasformi con la tua potenza rinnovatrice, perché possano, con l'aiuto dello Spirito Santo di San Gabriele della Colorata, affrontare al meglio le prove degli esami. Questa giornata rappresenta un momento storico di unione, di festa, frutto del grande lavoro portato avanti dai padri passionisti che ci mettono veramente il cuore nell'organizzare tutto quello che voi state vedendo. Come sapete è già da anni che viviamo questa esperienza e anno dopo anno comunque si va a consolidare. E tante sono le iniziative che sono state proposte anche dai nostri confratelli in altri luoghi, ma ci siamo resi conto che chi è che chiama è proprio San Gabriele della Colorata, è lui il cuore pulsante e noi collaboriamo, ecco, a questa grazia che abbiamo come congregazione, come passionisti. Un lavoro fatto anche in stretta sinergia con noi di Rete 8, con la famiglia di Pomeriggio, con Federica Peluffo e i ragazzi Dreams. Sì. Siamo contenti di collaborare con Rete 8 perché anche a livello umano sta nascendo delle belle relazioni e collaborare insieme ci fa bene, soprattutto in questo mondo che spesso ci divide perché dobbiamo primeggiare sugli altri. Penso che la sfida più bella e più grande che ci fa ottenere grandi risultati è lavorare insieme, e qui oggi lavoriamo per i giovani, non c'è cosa più bella.